pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Brete Stonellis è tornato, è vivo e lotta insieme a noi. Mercoledì sera sono stato al Teatro La Pergola a Firenze, dove il grande scrittore americano ha presentato il suo nuovo libro, Le schegge, da pochi giorni uscito per Einaudi, a organizzare la serata La città dei lettori. 13 anni dopo il suo ultimo romanzo, l'autore di Meno di Zero, American Psycho, Glamorama e tanti altri capolavori, è di nuovo in libreria con un libro che avrebbe voluto scrivere da giovanissimo, ma a 17 anni non aveva, ha spiegato Ellis, la consapevolezza giusta per affrontare così tanti personaggi e forse per elaborare tutte le intensissime emozioni che provengono dal libro. In quegli anni giovanili comunque scrisse il suo primo capolavoro, Meno di Zero, quindi, come dire, è andata benissimo così. A quasi 60 anni, Brete Stonellis ha rincontrato il suo io di ragazzino per dare vita a un romanzo che recupera le origini della sua letteratura. La scrittura è diversa da quella di Meno di Zero, così asciutta a quel tempo ed è inevitabile dopo 40 anni di professione. Non è diversa invece l'ambientazione, con questi giovani che frequentano le scuole esclusive americane, Los Angeline, che sembrano usciti da un catalogo di Calvin Klein. Non sono diverse le ossessioni, la droga, il sesso e via così. In Meno di Zero, Brete Stonellis era il narratore di un mondo che conosceva, ma senza esserci direttamente. Stavolta il narratore è un personaggio che si chiama Brete Stonellis e, ha detto alla Pergola l'altra sera, sono proprio io. È proprio lui il Brett che narra gli eventi delle schegge, un 17enne fissato con il sesso che cerca invano di nascondere la propria omosessualità, diventando persino il boyfriend di una ragazza. Essere uno scrittore ed essere gay, ha spiegato Ellis, significa essere due volte un outsider, ti permette di vedere il mondo da un'altra angolazione e certamente persino di inventare. La letteratura non deve avere paura della propria fantasia, ci dice Ellis, che invece vede molta titubanza artistica e letteraria negli scrittori di nuova generazione. La letteratura non è uno specchio, i romanzi non sono uno specchio, non si legge per potersi rispecchiare in qualcosa, ma per aprire una finestra o una porta, per entrare laddove non si è o non si può essere. Ed è per questo che Ellis si ribella contro la wokeness, contro i sensitivity readers, nuova figura professionale delle case editrici, leggono i manoscritti per capire se c'è qualcosa che potrebbe urtare la suscettibilità di qualcuno. Ellis di recente l'ha spiegato bene al settimanale Le Point. La libertà è andata completamente persa. Mio Dio, la gente oggi si lamenta di essere offesa, ma allora volevamo essere offesi, ha detto Ellis. Volevamo essere provocati da ciò che vedevamo, sentivamo, volevamo film sporchi, immagini che non avevamo mai visto prima, che fossero di John Waters o David Lynch. Oggi tutti devono camminare sulle uova. Se scrivi, sei subito accusato di razzismo, sessismo e questa iperattenzione al linguaggio sta rovinando l'arte e l'umorismo. È assurdo, perché non credo che alla gente importi di essere scioccata. È un'invenzione, qualcosa che ha influenzato la cultura senza che nessuno sappia da dove proviene, dal mondo accademico forse. Ho sentito che ci sono state osservazioni sul fatto che ho fatto una rappresentazione negativa dell'omosessualità. In ogni caso, non un ritratto positivo dell'omosessualità. Tanto meglio, perché non so cosa significhi per me un'omosessualità positiva o negativa, ha detto ancora Ellis al settimanale francese Le Point. Lo scrittore avrebbe voluto intitolare il suo nuovo libro So Gay, così gay. Chi avrà voglia di leggerlo scoprirà facilmente perché. Alcuni critici hanno scritto che Le schegge è un libro pornografico. Ellis si è molto risentito l'altra sera spiegando che non è pornografico, ma è pieno dei ricordi e dei pensieri di un 17enne che, come tantissimi altri, dice Ellis, pensava in continuazione al sesso. Quindi ha voluto ricostruire esattamente quelle emozioni, le emozioni di un outsider ancora 17enne. Ciao, a lunedì!